Elisart, questo è il nome che Elisabetta Marinello ha dato al suo atelier di via Pietro Gerardi, inaugurato nei giorni scorsi, un luogo di magia artistica, di concentrazione della meditazione del cuore di una pittrice che da oggi esporrà le sue opere all'interno di questo spazio. Per te personalmente cosa significa aprire questo atelier? Allora, cosa significa? Intanto sono tanti anni di esperienza nell'arte, perché io ho iniziato nel lontano 1997, ho iniziato a studiare arte e poi l'arte in un certo senso mi ha aiutata, mi ha curata nei momenti in cui io avevo bisogno di, insomma, di tranquillizzarmi. Infatti dico sempre l'arte ci salva. Come è cominciata? Ho intrapreso gli studi artistici grande perché i miei genitori non erano d'accordo, ma io avevo sempre questo desiderio di incamerarmi nell'arte. Dopodiché, di nascosto dai miei genitori, ho fatto il preesame all'Accademia di Belle Arti e lì ho raggiunto il massimo dei voti. Ho fatto vedere il risultato ai miei. Allora mia madre mi ha detto: ah sì, così è, allora ti piace veramente? Sì, è da una vita che ve lo dico. Tu scrivi: l'arte è un incontrollabile desiderio da possedere. Non amo possedere, ma l'arte ti aiuta. Se tu lo riesci a possedere, riesci ad avere un'ancora di salvataggio, perché tutti noi abbiamo bisogno di qualcosa a cui rivolgerci, certo, a cui afferrarci. Immaginiamo che quelli che sono esposti qui sono soltanto una parte delle cose, sì, che... Esatto, avevo iniziato tantissimi anni fa, nel 97, con le prime mostre, poi ho lavorato come restauratrice della pietra. Da lì ho imparato tutte le tecniche pittoriche, le tecniche proprio manuali, e da lì ho estrapolato un po' tutto, sono riuscita a trovare, diciamo, la mia strada, esprimermi con la natura, con gli elementi naturali. Infatti, tu applichi anche, vediamo, no? Applico in tutti i miei lavori, ho trovato questo mio modo di esprimermi utilizzando le sabbie. Quindi dal mare riesco a trarre i materiali per realizzarli. Vorrei che chi si avvicinasse in questo spazio potesse parlare di arte e potessimo intraprendere nuove idee. Cioè, il confronto, condivisione. Confrontarci, portare anche qui degli artisti, dare anche uno spazio ai giovani, no? E quindi uno spazio dove poter far volare i sogni. Ad inaugurare la piccola galleria di Elisabetta Marinello insieme alla diretta interessata, la sua grande amica Raffaella Riccobene. Sì, è vero che è uno spazio suo, l'ho aperto lei, è il suo appunto modo di dire questa è la mia arte, però abbiamo sempre collaborato e continueremo a farlo, per cui l'intenzione è quella di creare una sorta di scatola dei desideri da cui far nascere una serie di progetti che possono essere mostre, che possono essere anche collaborazioni con altri artisti, laboratori, insomma abbiamo tutta una serie di idee che da questo spazio artistico prenderanno forma e vita.